Figlio, se ti presenti per servire il Signore, preparati alla tentazione. Abbi un cuore retto e sii costante. Non ti smarrire nel tempo della seduzione. Sta unito a Lui e senza separartene, perché tu sia esaltato nei tuoi ultimi giorni. Accetta quanto ti capita, sii paziente nelle vicende dolorose. Perché con il fuoco si prova l'oro e gli uomini bene accetti nel crogiuolo del dolore. Affidati a lui ed egli ti aiuterà. Segui la via diritta e spera in lui. Quanti temete il Signore, aspettate la sua misericordia. Non deviate per non cadere. Voi che temete il Signore, confidate in lui. Il vostro salario non verrà meno. Voi che temete il Signore, sperate i suoi benefici, la felicità eterna e la misericordia. Considerate le generazioni passate e riflettete. Chi ha confidato nel Signore ed è rimasto deluso, o chi ha perseverato nel suo timore e fu abbandonato, o chi lo ha invocato ed è stato da lui trascurato. Perché il Signore è clemente e misericordioso, rimette i peccati e salva al momento della tribolazione. Guai ai cuori pavidi e alle mani indolenti, e al peccatore che cammina su due strade. Guai al cuore indolente perché non ha fede. Per questo non sarà protetto. Guai a voi che avete perduto la pazienza. Che farete quando il Signore verrà a visitarvi? Coloro che temono il Signore non disobbediscono alle sue parole. E coloro che lo amano seguono le sue vie. Coloro che temono il Signore cercano di piacergli. E coloro che lo amano si saziano della legge. Coloro che temono il Signore tengono pronti i loro cuori e umiliano l'anima loro davanti a Lui. Gettiamoci nelle braccia del Signore e non nelle braccia degli uomini. Poiché qual è la sua grandezza, tale è anche la sua misericordia. Questo è un passo biblico preso dal libro del Siracide, capitolo 2. Un caro saluto e Dio ti benedica.